benvenuti. Compiliamo la nostra tabella iniziale con i dati dei movimenti solari e lunari. 6:11 e spunta il sole. Il tramonto si prevede per le 20:26, la luna piena si leva alle 22:19 e cala alle 10:46. Accadeva il 14 agosto di qualche tempo fa. Nel 1814, convenzione di Moss, che decreta il cessate il fuoco tra norvegesi e svedesi durante i moti di indipendenza norvegesi. Nel 1941, seconda guerra mondiale, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt firmano lo Statuto Atlantico di guerra, dichiarando gli intenti per il dopoguerra. Nel 1945, fine della seconda guerra mondiale, l'impero giapponese si arrende a seguito dell'invasione sovietica della Manciuria e della devastazione di Hiroshima e Nagasaki, provocata dalle bombe atomiche statunitensi. Nel 1947 il Pakistan e India ottengono l'indipendenza dal Regno Unito a mezzanotte. Il Pakistan commemora l'evento il 14 agosto, l'India invece il 15 agosto. Conosciamo San Alfredo e aggiungiamo l'augurio di un buon onomastico. All'inizio del secolo IX, a Colonia, città della Germania occidentale, nacque da illustre e ricca famiglia un fanciullo che nel battesimo conferitogli appena venuto al mondo ricevette il nome di Alfredo. Questo nome può avere un duplice significato. Secondo alcuni significa consigliato dagli elfi, spiriti benefici della mitologia germanica, e quindi buon consigliere. Secondo altri invece significa tutto pace e quindi l'oltremodo pacifico. L'uno e l'altro di questi significati illustrano la sua missione futura. Giovanissimo sentì la chiamata allo stato ecclesiastico e liberamente e gioiosamente vi rispose facendosi monaco benedettino. Attese la sua formazione sacerdotale nell'abbazia di Fulda, diventato sacerdote esercitò il suo ministero in Vestfalia. Edificando con la predicazione e con l'esempio di una vita santamente vissuta, attaccando fortemente i vizi di cui era inquinata la società dei suoi tempi. Fatto vescovo, fu mandato a reggere la diocesi della Sassonia e fu cura proprio del nuovo vescovo creare chiese e conventi per dare alle anime opportunità di incontri con Dio in sedi degne della sua grandezza. Torna la saggezza firmata Walter Stefani. Proverbio del giorno. Fie da maridar, o si duri da rosegar, figli da sposare, o si duri da rosicchiare. L'oroscopo conclude oggi la sua settimana di previsioni. Sentiamo. Capricorno, anche quando sembra che tutti si acciappa con gli altri e tutti contesta le vostre idee, tieni duro. Se sa che nella vita bisogna sempre attaccare e mai subire, può di farvi a quello. Acquario, invece di continuare a lamentarsi perché le robe non vi piace, muovi il culo, ma cercare un'alternativa o spendevo che avevi più in testa. Pisci, anche se il peso sembra passarsi, è meglio aspettare un poco prima di rilassarsi. Vincere la partita con il vostro orgoglio non è sta facile e sarebbe un peccato buttare via tutto sul pibeo. È tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.